Alessandro, Ale, ho tentato questa mattina di buttare giù qualcosa, l'ho fatto più volte, l'ho strappato altre tante volte, anche perché, come tu ben sai, più di qualche volta assieme scrivavamo quello per cui dovevo dire, per cui dovevo parlare, e lo sa bene la Marta. Quante volte ci siamo messi là per scrivere cosa io in giro per l'Italia o qui dovevo dire. Quindi era un po' lui quello che scriveva, quello che dava le idee. Io lo voglio ricordare per questo. Pensate che qualche settimana fa mi chiama e mi dice: ascolta Antonio, ciao. Al Senato ci sono i discorsi parlamentari che hanno fatto di Berlinguer e di Fanfani. Ci sono due libri straordinari che li voglio leggere, perché da qui devo cogliere degli elementi tali che mi possono servire per capire e per portarli chiaramente nel mio comune, nel nostro comune, per poterli poi realizzare e farli concreti. Questo era Alessandro. Se ci fosse qua oggi dove è seduto Marta, perché quello è il suo posto, tante volte ero seduto di fianco dove c'è la mamma di Marta, mi direbbe: guarda, vedi come hanno messo la fascia a quella piega, dobbiamo spostarla, ma la giacca lì della protezione civile non va bene, guarda, un po' più alta, un po' più bassa è questa. Questo è Alessandro, un amico, una persona con carattere forte. Noi abbiamo fatto discussioni in questi 20-25 anni su tutto, sulla politica in modo particolare. Lui amava la politica, eravamo alle manifestazioni in giro per l'Italia, per il Veneto, per Padova, per Carmignano, su tutte le cose. E proprio per questo motivo ha cominciato dai giovani a fare il giovanile, poi da assessore. Mi ricordo quanto contento era quando l'abbiamo messo assessore Maurizio. Ti ricordi? Tu sei stato assessore anche te in questo comune prima di lui. Aveva raggiunto il cielo, era il suo sogno la politica. Ha fatto il vice sindaco, il sindaco. E poi in questi ultimi anni, quando ha raggiunto la malattia, ha avuto ancora la forza. Mi ricordo il 20-21 gennaio del 2019 che abbiamo fatto una grande serata a Camazzole, dove era la ripartenza per la nuova candidatura a sindaco, dove quel 75% di tutti i nostri cittadini gli hanno dato il consenso, il sindaco di tutti. E da lì lui è rinato, perché la forza che gli ha dato il poter esserci per gli altri, con gli altri, per poter dare, per poter costruire, per poter guardare cosa arrivava dalla piscina, alla scuola, alla palestra, alla strada, alla buca, al lampione della luce. Era la sua vita. E in politica ha conosciuto anche Marta, la sua amata, e da qui è nato Giovanni. E c'è un filo conduttore, e lui ha lottato per questo, ha lottato per la vita, per l'amore che aveva verso la sua famiglia, verso i suoi genitori, verso il suo fratello, verso tutti noi, verso questo comune, la nostra comunità, che ha sempre amato e continuerà ad amare, e da lì sopra. E da lì sopra speriamo che ci protegga tutti noi. Vedete, Alessandro aveva un carattere forte, l'abbiamo detto tutti, meticoloso, preciso, tante volte anche si arrabbiava fortemente, tante volte le discussioni sono state importanti, soprattutto nella politica, ma il nostro legame era indissolubile, al di fuori di ogni cosa, perché era un legame in cui c'era l'amore verso le nostre comunità, verso la nostra comunità, verso la politica e verso il fare. E credo che questo è quello che ci abbia insegnato, ci continua a insegnare e dall'alto ci insegnerà. Grazie Ale, grazie.